direttore Lazio, Francesco Roma. Scusate un secondo, Presidente, non è finita, nel senso che tra poco ti dobbiamo portare dalle televisioni, ma prima qualche domanda dai colleghi delle agenzie e dei quotidiani. So che ci sono già prenotate Giulia Marrazzo dell'Ansa e Emiliano Preto della Tire. La soddisfazione, ovvio, che prevale il senso di responsabilità, perché è enorme la responsabilità che i cittadini mi hanno voluto affidarci, quella di risollevare una sanità che è troppo distante e mortifica la dignità dei cittadini, quindi questo sarà il primo compito. E anche il dato dell'astensione, quindi porta un senso di responsabilità, perché questo vuol dire che 10 anni di amministrazione di centrosinistra hanno allontanato i cittadini che sentono le istituzioni lontane, incapaci di dare risposte, e ovviamente noi ci impegneremo da subito perché invece possa tornare quel senso di fiducia, possa tornare a crescere la partecipazione democratica alla vita delle istituzioni, perché questo è un segnale di una patologia che non mi piace, e quindi in questo senso mi sento molto molto responsabile. Sono sicuro che saremo all'altezza di formare una squadra straordinaria, perché straordinarie sono le necessità della nostra regione. E consentitemi anche di ringraziare tutti coloro che hanno fatto con me questo. Non voglio scoprire adesso, ripeto, è tutto prematuro. Di sicuro sarà una giunta che sarà composta soltanto, non vi lascerò porre alcun nome, ma il clima che ho sentito non è certo quello di un clima che possa portare a posizioni di nomi. Mi sembra che da tutti, fin da subito, ho sentito tanto voglia di fare e fare tanto bene. Questa è l'unica raccomandazione che io ho ricevuto, quindi mi sento molto, molto tranquillo. Ho delle idee che devo però esporre, non mi sembra corretto che lo faccia in questa sede prima ancora di farlo con i leader della coalizione. Pietro De Leo, il tempo. Come è stato fatto in Lombardia? Ma il numero di funzioni? Qualcosa che possa fare unico è una direzione che assolutamente si deve prendere e si prenderà. A me in questo momento quello che importa è che il 118 funzioni e funzioni bene per le esigenze dei nostri cittadini. Poi l'integrazione con gli altri numeri di pubblica utilità e di sicurezza ben venga, perché comunque questa è lo standard ottimale anche per i turisti, per chiunque arriva in Italia. Grazie mille.